Da 7 gennaio abbiamo iniziato a confrontarci con diversi livelli di comportatori di interesse, tecnici, associazioni, imprenditori che ruotano intorno all'agricoltura. Quel metodo ha iniziato una stagione dove l'ufficio per primo, gli uffici dirigenti, la regione, la giunta si è anche messa in discussione rispetto a alcune criticità del passato e oggi iniziamo da Jesi, poi tutte le altre province, un confronto serrato con le imprese, con le associazioni, con chi vuol dare il proprio contributo, la propria idea alla prossima programmazione dello sviluppo rurale. Tenuto conto che durerà 2 anni, sono 100 circa, 170-200 milioni di euro e poiché noi ci teniamo molto alla ripresa del settore agricolo e crediamo anche che in questa fase ancora difficile, attanagliata dal Covid, a tenere il focus sul futuro, sulle aziende agricole, sia anche un modo per parlare di speranza, di sostegno, di affiancamento alle imprese. Vorremmo usare questo tempo che abbiamo a disposizione per arrivare ad aprile con una proposta di modifica del PSR che sia conforme alle aspettative, alle esigenze, alle così, ambizioni dei nostri imprenditori. Crediamo particolarmente nel ricambio generazionale, quindi nell'insediamento produttivo dei giovani. Vorremmo che ci fosse una maggiore aderenza dei giovani al sistema agricolo, all'apertura di nuove imprese e soprattutto crediamo tanto nel rafforzamento delle filiere agroindustriali che possano portare a nuovi investimenti, nuove occupazioni e ad un moltiplicatore economico. Pensiamo anche che l'agricoltura sia veramente un tema centrale in una regione come la nostra che è tra le più, con un tasso di ruralità molto alto e quindi abbiamo anche combattuto in Commissione Politiche Agricole con le altre regioni che volevano mantenersi sul requisito storico per la ripartizione dei contributi, invece noi abbiamo chiesto di rivalutarlo alla luce anche di una modificata geografia del turismo, dell'attività rurale, agricola e quindi in qualche modo beneficiando di ulteriori risorse rispetto al passato.